La gang dei minori stranieri rapinava prostitute e clienti. Usura ed estorsione, 5 arresti in Brianza. Mazzette sui rifiuti, 3 patteggiamenti. L'andrangheta fa paura, non si trovano candidati. Benvenuti e ben ritrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa antimafia, il punto della settimana. Questa volta partiamo da una notizia che riguarda un comune dell'Interland milanese, in particolar modo Trezzano sul Naviglio, e quattro minorenni, probabilmente nel frattempo sono diventati maggiorenni, stranieri, ospitati in una comunità che ha sede proprio a Trezzano sul Naviglio. La comunità si chiama Villa Mantea, tra l'altro con sede all'interno di un bene confiscato alla mafia. Questi ragazzi sono stati fermati per atti abbastanza violenti ai danni di prostitute e loro clienti. Sostanzialmente questi ragazzi uscivano dalla comunità e lo si legge dalle carte dell'inchiesta, avendo come finalità non tanto quello di rapinare, per quanto lo facessero lo stesso, ma proprio di seminare il panico. I ragazzi sono stati trasferiti al carcere minorile e si legge che i giovani agivano con spiccata propensione all'aggressione verbale e fisica attraverso atti di prevaricazione gratuita. Forse ricorderete che qualche tempo fa la stessa Villa Mantea fu destinataria di un atto vandalico, l'esplosione di una bomba Molotov, che a suo tempo si pensò fosse più dovuta al fatto che quello è un bene confiscato. In realtà oggi si presume che potesse essere in realtà un atto di ritorsione proprio per conflitto tra questa banda di ragazzi stranieri e probabilmente altri minorenni dello stesso territorio. Abbiamo poi due notizie che riguardano Monza e Brianza e in particolar modo il comune di Desio. Una riguarda usura ed estorsione e l'altra in realtà tangenti per appalti pubblici. La prima notizia ci racconta di del fatto che i carabinieri di Desio siano riusciti a smantellare un grosso giro di estorsione e usura. Addirittura 5 arresti e circa una decina di vittime. Queste vittime, come ne abbiamo parlato di questo tema abbastanza di frequente nelle ultime rassegne antimafia, erano imprenditori in difficoltà economica che si rivolgevano agli strozzini per ottenere dei prestiti e poi ovviamente questi ultimi, per avere i propri soldi indietro caricati degli interessi, utilizzavano anche metodi molto violenti come pestaggi e minacce. Le vittime, ci racconta l'indagine, non riuscendo a pagare il debito che cresceva di giorno in giorno, venivano costrette dal proprio creditore principale a rivolgersi addirittura ad altri componenti del clan. Una sorta di, chiamiamolo così, consorzio di soldi a strozzo a delinquere, con interessi certificati dalle indagini che potevano arrivare anche al 200%. La seconda notizia, che riguarda lo stesso comune di Desio, invece ci riporta ad un caso che in realtà non è nuovo per la cronaca, ma lo diventa oggi proprio perché si è arrivato alle prime condanne, ed è quello che riguardava l'ex presidente del CDA di Gelsia Ambiente, una società tra l'altro a partecipazione pubblica, che ha proprio sede a Desio e che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti. L'ex presidente di questa società pubblica, a partecipazione pubblica, era sostanzialmente si era lasciato corrompere per far sì che un appalto venisse aggiudicato ad alcune imprese, che stiamo parlando di un appalto anche abbastanza importante, perché si tratta di circa 2 milioni di euro. E queste aziende che si erano aggiudicate l'appalto, che cosa facevano? Attraverso un meccanismo di sovraffatturazione delle prestazioni, rese naturalmente agli enti locali totalmente ignari di tutto quello che ci stava dietro, riuscivano a documentare servizi addirittura mai resi o comunque sovrapprezzati, frodando chiaramente lo Stato. Questo vi fa capire come molto spesso
non solo diciamo, le istituzioni pubbliche in sé negli appalti devono mettere in campo delle misure di controllo e di prevenzione della corruzione, ma anche le partecipate pubbliche, che spesso sono proprio destinatarie degli interessi di delinquenti mafiosi, ma anche delinquenti comuni. E arriviamo alla nostra ultima notizia che riguarda una regione diversa dalla nostra, ma particolarmente sintomatica, il Trentino-Alto Adige. Se vi ricorderete, la scorsa settimana avevamo parlato della difficoltà per i comuni che erano stati sciolti per mafia, come dire, di indire delle nuove elezioni. Qui abbiamo un esempio proprio plastico di questa situazione, perché un piccolo centro in Trentino che si chiama Lona Lases, spero di pronunciarlo bene, per la terza volta vede saltare le proprie elezioni comunali. Si tratta di una comune che era stato stravolto un paio di anni fa da un'inchiesta proprio sull''ndrangheta, l'inchiesta Perfido, dove c'era stata un processo tra l'altro ancora in corso, ma che ha già visto una condanna per mafia, proprio perché le 'ndrine avevano concentrato i propri interessi sulle cave di Porfido. Ebbene, quindi sciolto per mafia, commissario naturalmente straordinario che si occupa dell'amministrazione, tre tentativi di indire le elezioni, tutte andate deserte. Ecco, questo ci riporta alla difficoltà, soprattutto quando si tratta di piccoli territori, di piccoli centri, di riuscire, una volta che l''ndrangheta e le mafie si infilano, no? Nelle maglie dell'amministrazione pubblica, di riuscire poi a riportare il comune come posso dire, ad una gestione sana, ad una gestione limpida, ad una gestione naturalmente legale. Ci vediamo alla prossima rassegna antimafia.